continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. In due le Apuane, riscendiamo verso la costa per poi aggirare e risalirci dalla parte del Passo del Vestito. Panorami, strade, curve. Atena con la nuova gommatura è veramente, veramente, veramente divertente anche sui tornanti. Ci godiamo panorami e freschetto. Adesso però di freschetto ce ne sarà un po' meno ridiscendendo in valle. Ok, riprendiamo il nostro lungo viaggio. Bellissimo scorcio sulle Apuane, guardate che spettacolo, lo dico sempre, ma quando è uno spettacolo è uno spettacolo. Le cime delle Apuane e qua si cominciano a vedere le prime cave di marmo. Siamo dalla parte di Massa, là ci dovrebbe essere Carrara, guardate anche qua. Ok, bene, dopo questa bella panoramica ricominciamo il nostro viaggio risalendo verso il Passo del Vestito. Caliente Passo del Vestito, cominciamo la salita, abbiamo già cominciato da un po' la salita e questo è il panorama che ci si para davanti, ma l'avete già visto nel video. Comunque, è la prima volta che faccio il Passo del Vestito in questa direzione, l'avrò fatto 10 volte, ma sempre dall'altra parte. Ok, quindi avanti! Di marcia che ormai è carta straccia, siamo arrivati quasi sul Passo del Vestito e queste sono le Apuane.
le bellissime apuane e lo sventramento che viene fatto da secoli, da millenni, per prelevare il bianco tesoro. In uno dei luoghi culto della Garfagnana, il piccolo borgo di Isola Santa. Il torrente bloccato da una diga forma un piccolo laghetto sul quale si affaccia questo suggestivo borghetto. We'll be right back.
E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.